Tutti, la conferenza stampa, come sapete, è stata indetta per presentare il servizio digitale 2022, è svolto dalla città metropolitana in collaborazione con il comune di Cagliari e il comune di Sinai, che sono i due comuni della città metropolitana che hanno aderito a questo progetto, che ovviamente è un progetto nazionale, è il progetto nazionale del servizio civile. Noi parteciperemo al bando e daremo la possibilità ai giovani del territorio di poter fare un'esperienza all'interno dell'amministrazione, da un lato per un periodo di tempo ovviamente non continuativo, limitato, attraverso il quale prenderanno contatto con le dinamiche della pubblica amministrazione, avranno la possibilità di verificare come si lavora e magari anche di sviluppare una passione, un interesse, e dall'altro lato l'altra caratteristica del servizio civile che quest'anno è sviluppato in forma digitale, che permetterà alla città metropolitana e ai comuni che partecipano di ampliare i servizi alla cittadinanza con una serie di informazioni di sostegno, soprattutto sul legato agli strumenti dell'innovazione digitale. In generale il progetto della città metropolitana è da anni accreditata come ente che propone il servizio civile e quindi che è quello che è diventato servizio civile universale. Anche quest'anno l'abbiamo proposto nella forma digitale. Abbiamo aderito con la partecipazione, come ha detto il sindaco, dei due comuni di Cagliari e Sinai, con questa pluralità di obiettivi, cioè quella di poter offrire un'esperienza lavorativa ai giovani, temporanea e ovviamente per non full time, però offrire questa esperienza lavorativa, avvicinarli al valore del servizio civile e quindi dell'impegno civico, e dall'altro lato nell'obiettivo generale proposto dal Ministero, e cioè quello di accorciare le distanze tra la cittadinanza e i nuovi servizi digitali offerti. Quindi in qualche modo questa è anche una misura inclusiva, di inclusione digitale, cioè provare a offrire un affiancamento a quei cittadini che hanno qualche difficoltà a sfruttare le nuove occasioni digitali offerte dalle pubbliche amministrazioni, affiancarli in questo percorso di crescita e in qualche modo di inclusione. Quindi saranno prodotti, in che cosa si sostanzia poi il progetto, cosa faranno questi ragazzi? Dovranno da un lato produrre del materiale informativo, che possono essere strumenti moderni come quelli ultimamente molto in voga dei podcast, o comunque delle pillole informative che aiutino la cittadinanza ad accedere a questi servizi, e dall'altro ci sarà anche una parte di servizio di vero e proprio sportello, sia in remoto che fisico. Questo verrà erogato nelle tre sedi di Città Metropolitana, Comune di Cagliari e Comune di Sinai, e in qualche modo quindi c'è questo obiettivo verso la cittadinanza di aiutarli a sfruttare meglio le potenzialità che la pubblica amministrazione offre nel digitale. Uno su tutti mi viene in mente anche l'accompagnamento al servizio di accesso, quindi quello che tanti conosciamo, lo SPID. Molti cittadini non lo utilizzano perché fanno fatica magari nel primo passo, poi una volta che iniziano a utilizzarlo si rendono conto della facilità di avere un unico punto d'accesso per tutti i servizi della pubblica amministrazione, che molto spesso vuol dire non doversi presentare nelle sedi fisiche, che per tante persone può essere problematico e molto spesso rallenta anche l'efficacia dell'ufficio, perché ovviamente diventa una pratica un po' più lunga. Quindi con questa pluralità di obiettivi lanciamo il bando con le domande. I giovani tra i 18 e i 28 anni possono inviare le domande entro il 30 settembre. I posti a disposizione sono 20, 4 nella città metropolitana, 10 nel comune di Cagliari e 6 nel comune di Sinai. Credo di aver detto tutte le informazioni principali, quindi anch'io vi ringrazio per la partecipazione. Ultima, chiudo che i giovani impiegati in città metropolitana collaboreranno anche con un soggetto partner che è Unica Radio. Questa era l'ultima informazione che era importante citare, perché è un partner che ha accettato con entusiasmo questo progetto e quindi era giusto citarli.